Ciao frivolette, ben ritrovate sul mio canale. Oggi parliamo di tre prodotti per i capelli, e cioè di questo shampoo delicato di Vivi Verde Coop, di questo balsamo per capelli all'olio di semi di lino di Omia Laboratories e di questo balsamo di ultra dolce alla delicatezza d'avena. Cominciamo con lo shampoo. Intanto ho qui vi faccio comparire l'inci e lo andiamo a guardare subito. Come vedete, completamente verde. Infatti questo è un prodotto senza oli minerali, senza parabeni, senza siliconi, coloranti, PEG e polimeri sintetici. Quindi questo è un prodotto completamente bio, lo potete acquistare da Ipercop a un prezzo che oscilla dall'1,70 a oltre 2 euro, 2,50 euro credo a prezzo pieno. Il PAO è di 12 mesi ed è 250 ml il flaconcino. Allora, si annovera come shampoo delicato, difatti è uno shampoo molto delicato, nel senso che assolutamente non appesantisce i capelli, si sciacqua facilmente. Consiglio comunque di diluire sempre il prodotto, perché miscelato con l'acqua fa molta più schiuma e quindi è molto più semplice lavare i capelli. Io questo prodotto lo promuovo a pieni voti perché assolutamente non mi ha dato problemi di pizzichi vari oppure non so, capelli prematuramente sporchi, anzi io riesco anche a durare con 3 giorni di capelli puliti con questo shampoo, quindi mi è piaciuto veramente tantissimo. Andando avanti vi mostro questo balsamo di Omia ai semi di lino, anche di questo vi mostro l'inci. Allora, questo inci è praticamente molto simile alla sorellina maschera, sempre della stessa linea. Come vedete ci sono soltanto 3 pallini gialli, un antistatico, un solvente ed un conservante. Quindi mi sembra più che accettabile, infatti questo è un prodotto certificato IGEA, così come lo è anche la maschera. Il prezzo oscilla dai 3 euro fino ai 5 euro, ragazzi, dipende sempre dall'offerta, da dove l'acquistate, ma questi prodotti di Omia sono spesso in offerta sia da acqua e sapone che da Ipercop, quindi io vi consiglio di prenderlo con l'offerta perché si risparmia un bel po' di soldini, visto che insomma acquistarlo proprio a 4-5 euro non è che sia proprio economico come prodotto. Il PAO è di 6 mesi e 200 ml di prodotto, anche questo 0% siliconi, oli minerali, PEG, parabeni, insomma l'abbiamo visto, l'inci è perfetto. Questo prodotto sui miei capelli che sono a tendenza secca sulle lunghezze mi è piaciuto abbastanza, però c'è da dire che rispetto alla maschera è un attimino meno nutriente, districa sicuramente, nutre il capello, però è comunque un pochino più leggero rispetto alla maschera. La maschera mi è piaciuta molto di più. Da qualche parte vi metto la foto dell'inci della maschera perché voglio farvi vedere la differenza tra i due inci. Praticamente nella parte iniziale i primi 3 elementi sono pressoché identici, mentre diciamo il centro cambia, e vediamo che la differenza che c'è tra le due è che nella maschera c'è anche l'aloe, mentre invece dentro al balsamo non c'è l'aloe. E nella parte finale dell'inci praticamente gli ultimi 5 elementi sono identici, quindi si assomigliano anche, però questa, vi ripeto, la maschera l'ho trovata più nutriente. L'ultimo prodotto di cui vi voglio parlare è questo balsamo crema delicatezza d'avena di Ultra Dolce. Allora, qui abbiamo un PAO di 12 mesi, 200 ml di prodotto. Il prezzo è stato in offerta per un bel po' di tempo, appena sono usciti questi prodotti, insomma a 1,50 euro. Comunque non sono mai prodotti troppo cari, perché se non erro con 2,50 euro, 2,30 euro, qualcosa di meno, si riescono ad acquistare prodotti di Ultra Dolce di Garnier. Vi metto da qualche parte l'inci di questo prodotto e possiamo vedere che è bella lunga la lista. Già sappiamo che quando abbiamo molti elementi già l'inci comincia a non piacerci molto. Allora, nella parte iniziale cominciamo subito, già al terzo posto abbiamo un fantastico PEG umettante.
Poi nella parte centrale abbiamo anche dei conservanti, degli allergeni, a finire ancora antiossidanti, conservanti, un tensioattivo. Non ci piace, non è nemmeno accettabile l'inci di questo prodotto, però insomma alle ragazze e ai ragazzi alla quale non importa l'inci di questo prodotto, la prestazione non è male, nel senso che se siete alla ricerca di un balsamo che vada a districare i vostri capelli più che nutrirli, diciamo, questo davvero ha un'ottima capacità districante e lisciante del capello. Ovviamente se avete i capelli molto secchi non va bene, perché a me è piaciuto sì in quanto proprio lisciava i capelli, ma non andava a nutrirli. Difatti dopo qualche giorno i capelli comunque risultavano secchi. Quindi per me questo prodotto è un ni, quasi un no, soprattutto per quanto riguarda l'inci. E quindi questo è tutto ragazzi, spero tanto di esservi stata utile, un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale se ancora non siete iscritte e piacciono i miei video, e voglio intanto ringraziare tutte le persone che mi seguono sempre, mi commentano con tanto affetto e che si sono iscritte al mio canale. Un grande bacio, alla prossima!